Ciao a tutti, come sempre sono Giuseppe Tortorella e oggi vi voglio far vedere una new entry. In questo momento sto usando un drone, la new entry in effetti è il drone, e che da oggi in poi lo userò per riprese particolari dall'alto, per far vedere anche insomma, un altro punto di vista. A proposito, questa è una zona di relitti, quindi probabilmente andrò a vedere su qualche relitto e vediamo un poco il mare che cosa ci regala. Questa ovviamente. Qua fucili, aspetti, aspetti. Hanno un aiuto. E niente, spero di fare delle riprese spettacolari sopra questi relitti e farveli vedere. Madonna. Loro hanno detto che sono relitti della guerra, quindi stanno qui dalla seconda guerra mondiale e ci sono ancora, quindi significa che praticamente è rimasto quasi tutto intatto da allora. Ce ne stanno addirittura uno o due che hanno ancora uno sicuro che ha le casse di munizioni. Ogni tanto vengono gli artificieri e vengono a toglierli, anzi, ce li ho portati io gli artificieri per farglieli togliere. Perché non avevano il punto GPS quel giorno e niente. Eccoci sott'acqua, questo è un relitto della guerra, di quelli lì, dicevo prima, della seconda guerra mondiale. In questo caso è un relitto capovolto e mentre sto scendendo mi accorgo con la coda dell'occhio che dietro di me ci sta una cernia appoggiata sulla sabbia. Allora scendo, mi appoggio sul relitto e inizio a fare un agguato, andare verso di lei. In questo caso ci sta l'acqua molto molto torbida, anche se la telecamera riesce a vedere anche meglio dell'occhio. E sarebbe quella macchia che vedete davanti a me. Mi avvicino piano piano e riesco anche a fare un tiro veramente eccezionale per le condizioni. Questa qui è una cernia bianca, quindi praticamente si differisce dalle cerne di scoglio perché vive proprio sul fango e sulla sabbia. Questo è un pesce particolare perché riesce a fare anche dei tunnel dove non c'è solo sabbia ma anche argilla. E niente, questo è il video, spero che vi piaccia e mi raccomando, mettete un like e iscrivetevi al canale se questi video comunque vi danno emozioni. Ragazzi, azione perfetta, tiro perfetto, risultato perfetto. Allora, come avete visto, è andata bene oggi. Penso di aver fatto ben quattro tuffi sott'acqua. Sono andato a visitare due relitti. Sul primo non ho visto nulla, anche se ho sentito una scodata, quindi ci doveva essere un pesce grosso. Adesso vai a capire se era una ricciola oppure che ne so, poteva essere anche un cernione. Poi dopo sono andato su un secondo relitto, anche perché su questa zona, la zona di Paestum, praticamente ci sono all'incirca 14 relitti. 4 mi sembra che sono segnalati e ce ne sono 10 che praticamente non conosce quasi nessuno. E sono andato su uno di quelli. E praticamente al primo tuffo non avevo visto niente, ma al secondo tuffo avevo inquadrato con la coda dell'occhio una cernia bianca di 4-5 kg e ho fatto tutto un giro per prenderla, ma sul fondo era torbido, come avete visto, probabilmente lo sparo non si vede il pesce probabilmente, ma io riuscivo a vedere un'ombra e dato che lì era completamente piatto, quindi quell'ombra poteva essere solo il pesce, ho sparato praticamente, come dice, quasi a occhi chiusi, prendendolo molto bene, perché comunque il pesce in quel caso stava lì che mi guardava. E niente, questo è il pesce, che praticamente sarà un 4-5 kg, una cernia bianca e niente. La guerra continua a fare vittime. Si continua a sparare sui relitti. Fortunatamente qualche pesce ci sta ancora. E niente, un buon mare a tutti. Ciao, alla prossima. Aia. E anche oggi il pesciotto c'è. Allora, un'altra cosa. Dato che in ogni video io vorrei mettere come se ci fosse un tutorial. Non una perla di saggezza, come posso dire, qualche cosa che viene dall'esperienza, esperienza di 40 anni in mare e di pesca subacquea. E vi voglio far vedere una cosa importantissima, l'ancora. Guardate qua.
Questa è l'ancora che bisogna utilizzare per fare pesca subacquea o in generale. Questa qui non si incastra praticamente mai, bisogna metterci una catena di almeno 2 metri, questa è 4 kg perché questo è un gommone di circa 6 metri, su un gommone da 5-5 metri e mezzo basta un'ancora di 3 kg con sempre 2 metri, 2 metri e mezzo di catena. Io metto catena d'acciaio perché vedere punti di ruggine sul gommone mi dà fastidio ed in passato insomma ho avuto parecchi danni. Allora, poi usare una cima molto doppia perché così con la mano è facile agguantarla e lo sforzo è minore. In un altro video vi farò vedere come si tira sopra quest'ancora con una facilità incredibile, perché io praticamente la faccio risalire da sola in superficie, perché quando tu cammini in un certo modo le pale dell'ancora si mettono in una certa posizione e la fanno salire da sola in superficie, e poi quando è in superficie la tiro con estrema facilità, anche perché pescando su profondità anche di 30-35 metri devo buttare 40-45 metri di ancora, cioè di cima, e quindi tirarla sopra ogni volta è uno scristo. Invece così è semplicissimo. Alla prossima!